Siamo venuti a trovare il presidente di Autovie Venete, avvocato Maurizio Paniz. Come stanno procedendo i lavori, presidente, sul casello autostradale di Portogruaro e sull'Isert? Per quanto riguarda il casello di Portogruaro, stiamo andando avanti secondo i tempi che erano stati previsti, nonostante le conseguenze negative della pandemia. Siamo riusciti ad avere le risorse congrue per poter mantenere fede al rispetto cronologico degli impegni che erano stati assunti. Per quanto riguarda invece l'Isert, abbiamo parlato chiaro con le amministrazioni locali, spiegato esattamente qual era l'obiettivo, i lavori vanno in appalto e io credo che entro la fine dell'anno prossimo avremo una situazione molto diversa che consentirà un accesso molto più rapido e anche una fuoriuscita senza le code che abbiamo visto negli ultimi anni. Quindi sono molto fiducioso perché le maestranze sanno molto bene il fatto loro, l'impegno di tutta la struttura è assolutamente forte e quindi possiamo guardare con fiducia ai lavori in corso. E vediamo numerosi lavori e pezzi che sono già operativi. Sul versante del bilancio avete risanato nonostante le perdite conseguenti al coronavirus? Diciamo che abbiamo mantenuto fede agli impegni che erano stati assunti, reperendo le risorse congrue perché non ci fossero problemi di sicurezza. Ovviamente chi gestisce una struttura pubblica di questo genere ha il dovere di mettere la sicurezza degli utenti davanti a tutto il resto. Quindi abbiamo con difficoltà trovato le risorse, nonostante il calo dei transiti, per poter proseguire i lavori, per fare in modo che questi lavori si completassero nei tempi previsti e soprattutto che i cittadini potessero transitare in condizioni di massima sicurezza. In effetti il numero degli incidenti è in fortissimo calo. Lei è anche un noto avvocato bellunese e ovviamente nel suo territorio è conosciuto per altre ragioni, non certo per quello di essere il presidente della principale società del Friuli Venezia Giulia sul versante autostradale, ma si è anche fieri di dire quello che si è. Lei non ne ha bisogno, ma voglio dire, noi siamo operativi anche nel bellunese, nell'Alpago. Un saluto agli amici di questa terra. Ah, è un onore essere presidente di Autovie Venete, essere stato scelto da una società così importante per il Friuli Venezia Giulia, ma io credo che i confini tra regione qualche volta debbano appiattirsi progressivamente, perché conta il rispetto reciproco, conta la convinzione reciproca di operare per il bene, e io ovviamente sono molto orgoglioso delle mie ragioni di fondo bellunesi che porto avanti, ma lo faccio senza limite territoriale. Sul casello di San Stino di Vivenza, presidente, ci sono sviluppi? Non credo ci siano e ci possono essere sviluppi a breve, perché non è compreso negli interventi che sono già stati finanziati. Quindi se non vi sono interventi attraverso il recovery plan oppure altre iniziative governative, noi dobbiamo stare in stand by. E San Donà? Idem come sopra. Quindi solo l'Isert e Portogruaro? Sì, più i lavori di completamento di tutti i transiti da terza corsia, che devono ancora essere completati in tutta una serie di particolari perché si possono considerare definitivamente completi.